Un saluto a tutti. 60 anni fa sono iniziate le apparizioni di Garabandal, è un anniversario grande, vero? In questi 60 anni sono passate tante cose, alcune molto buone cose. L'estate scorsa ho registrato la testimonianza con le persone che di solito collaborano in questo, su come un signore è stato guarito il mese di agosto scorso a Garabandal in una messa della parrocchia di una malattia che non si sa se era cancro e lui doveva essere operato la settimana dopo. Settimane come queste stanno succedendo adesso a Garabandal, 60 anni dopo, e alla Madonna piacciono gli anniversari perché il 18 giugno ha pubblicato il messaggio e il 18 giugno dell'anno scorso abbiamo pubblicato in spagnolo il film Garabandal, Cascata inarrestabile, e vediamo che il film di Garabandal, solo Dio lo sa, in spagnolo ha 1 milione di visualizzazioni e la relazione che facciamo adesso sarà fatta in portoghese, italiano, inglese, tedesco e in spagnolo. E si vede che nostra madre vuole una luce grande, anche se per poco sembra che la vogliono tappare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, e la Madre di Dio e Madre nostra, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sicuramente, riguardo alle apparizioni, bisogna dire che sono opinabili, non obbligano assolutamente. Laurentin dice che se da me viene una persona e mi dice che l'unico peccato è che non chiede e non crede a Lourdes, lui che ha 16 volumi su Lourdes, e io non posso dargli la soluzione, ma perché non è peccato. E anche se sono approvate dalla Chiesa e hanno un culto pubblico. Quindi questo ci porta a renderci conto di qual è il posto delle rivelazioni private. La rivelazione pubblica obbliga la Sacra Scrittura, il Magistero, Benedetto XVI, in Verbum Domine nel 2010, parlando sulla parola di Dio, parla di queste rivelazioni private come Lourdes, Fatima e Garabandal. E l'ultima idea di quei due paragrafi dice in questi: le rivelazioni private sono un aiuto valido per capire meglio e vivere meglio il Vangelo. Cioè, se tu vuoi vivere bene il Vangelo e vuoi avere un aiuto, una luce, nascondere quella luce sotto il moggio sarebbe molto triste, anche se quell'aiuto è una rivelazione. E quelle grazie che il Signore ci dà per strada. E da lì non si possono scartare, dice lui. Potete cercarlo. In Verbum Domini numero 14 dice questo il Papa. E quindi guardiamo a Garabandal e ci sono persone che lo vogliono scartare. Guardiamo a Lourdes Fatima, ci sono persone che vogliono tappare la luce del moggio. Della luce col moggio. Ed invece è proprio metterlo sopra il moggio. Una luce si accende per metterla in alto perché illumini tutta la casa, così chiaro. Il Signore ci dà le sue grazie per illuminare tutta la Chiesa. Abbiamo detto aiuto valido per capire e vivere meglio il Vangelo. Io voglio capire e vivere meglio il Vangelo, penso che anche tu lo voglia. Penso di averne bisogno e mi servono tutti gli aiuti che il Signore mi dà. E in questo caso bisogna dire che riguardo a Garabandal c'è una certa confusione. Il processo ecclesiastico di Garabandal è un po' complesso, guardate qui la fila di anni che vi ho scritto, perché voglio, alcuni sono in rosso, altri azzurro, altri in grigio. La Divina Misericordia, la rivelazione.
eppure passata per anni difficili. Santa Faustina è morta nel 1938 e nel 1950 il padre Sobkowski le ha proibito di parlare, studiare la dottrina della Divina Misericordia. Lui muore nel 75, cioè 16 anni dopo, senza che sia stata tolta questa condanna. E nel 78, 3 anni dopo la sua morte, vengono tolte le restrizioni e adesso è Santa Faustina Kowalska. Quindi ci sono dei momenti in cui ci può essere un processo ecclesiastico difficile senza cercare molto. Uno dice: ah, ne hai scelto uno. E invece, per esempio, Padre Pio da Pietralcina ha avuto le stigmate invisibili dal 1911 al 1918 e l'Italia attorno a lui iniziano gli studi, gli articoli, la visita di Padre Agostino Gemelli, fa degli articoli durissimi contro di lui nel 24 e nel 31 gli viene proibito celebrare pubblicamente e confessare. Fino al 33 non sono state tolte queste pene e ci sono come 30 volumi degli scritti dei papi su questo. 9 anni di difficoltà. Questa è la prima crisi. Negli anni 60 ne ha avuto un'altra. È curioso perché se dici quella degli anni 20 e 30 c'è stato un vescovo che ha giurato che aveva visto Aveva giurato sulla Bibbia che aveva visto l'acido con cui Padre Pio, San Pio da Pietralcina, si faceva a se stesse le ferite, se le faceva lui nella sua cella, secondo lui. E avevano messo microfoni, cercavano di ascoltare le confessioni, la storia di Padre Pio stupisce. Ma nel 60 il problema l'ha avuto con un santo. Uno dice: no, la confessione viene dai cattivi. No, spesso all'interno della Chiesa sembra che il Signore lo vuole. A Garabandal è successo qualcosa di straordinario. Nel 60 San Giovanni XXIII dice che il problema di Padre Pio è un problema di favole e uno si stupisce. Muore Giovanni XXIII, il Papa successivo, pure canonizzato, toglie le difficoltà in cui era Padre Pio. Il Cardinal Ratzinger nel 90 dice che queste difficoltà attraverso cui sono passati tanti santi, tante volte ai santi, Santa Teresa pure è stata nell'Inquisizione, San Giovanni d'Avila è stato in carcere e solo il tempo ha permesso di fare un discernimento. Cardinal Ratzinger lo dice parlando del magistero più alto, quindi quello che vediamo di Garabandal a partire da adesso non è su questioni di magistero, ma su questioni disciplinari, che ha un rango molto più basso a livello diocesano. Non stiamo parlando del Papa, di quello che qui parla il Cardinal Ratzinger come prefetto della Congregazione della Fede. Il primo punto di confusione su Garabandal sono state rifiutate dalla Chiesa? No. Il Cardinal Ratzinger, curiosamente il Cardinal Ratzinger nel 92 manda una lettera al Vescovo di Santander, l'allora vescovo Villaplana, e aveva mandato gli studi a Roma di una seconda commissione, e la risposta di Ratzinger fino adesso i vescovi poi l'hanno ripetuto, i vescovi successivi. L'opinione della Chiesa su Garabandal è quella che ha proposto Ratzinger: se vuole pubblichi una nota dicendo che non consta. La domanda è quindi: rifiutate? Non vuol dire non consta, non sembra una cosa cattiva, ma è importante dire che la rivista Studi Mariani nel 2009, la rivista teologica, non è di foto, ma una rivista di ricerca teologica della Società Mariologica Spagnola, un autore in un articolo di una rivista dedicata alle apparizioni mariane dice: anche se negativa nella sua forma, l'espressione non constat significa dubbio da parte della commissione, ambiguità, incertezza. Significa che la commissione non è arrivata a una conclusione, che il caso è aperto ad ulteriori studi, a ulteriori ricerche. Questo non lo dice solo
questo articolo è quello che commentano tutti gli studi che hanno trattato di questo tema. Ci sono tre opzioni: constat, constat e non constat. Cioè si constata, si approva, si rifiuta, constat e non, cioè constat che non è di Dio, o non poter affermare, che è non constat, non abbiamo la certezza, è insicurezza, ambiguità, quello che diceva nell'articolo. E questo significa che questo non poter affermare, certo, alcuni dicono il constat, siccome dice che è non, è non, allora è tutto chiuso. E invece ci sono due cose da dire, ci sono tre possibilità logiche, sì, no, non lo so, non sa, non rispondono. Questo è dove il cardinal Ratzinger, con gli ultimi studi realizzati in mano, propone a fare al vescovo della diocesi. Ed è quello che il vescovo ha ripetuto, e vediamo un po' alla volta perché è un tema importante, bisogna andare un po' lentamente per analizzare questo. Ma il secondo punto della confusione è questa frase. Gravandal parla di tre papa fino alla venuta dell'anticristo. Questa frase è sbagliata, è una frase che ci porta alla confusione, che porta a un'informazione mal data. Garabandal mai ha parlato di un anticristo, poi non si è parlato di questo a Garabandal, non si è parlato di questo. Si è parlato di tre papi e poi verrà il fine dei tempi. Gli hanno chiesto alla bambina, questo significa che poi non ci saranno altri papi? E ha detto no. Senza Papa non può stare la Chiesa. Questa è stata la risposta di Concita, e quindi cosa significa? Non lo so. Che è lo stesso che ha detto Suor Lucia quando le hanno chiesto il Cardinal Sodano, e quello che era salesiano, che era segretario di Stato Bertone. Bertone è stato l'incaricato di visitarla nel convento di Coimbra. E poi hanno redattato la pubblicazione del Terzo Segreto nel 2000 con Giovanni Paolo II nella piazza di Fatima. Sodano ha voluto consultare Suor Lucia. Senti, l'interpretazione che stiamo dando al nome della Chiesa è corretta? E il Cardinal Ratzinger, nel suo commento teologico all'interno di quella stessa pubblicazione che possiamo vedere dentro quello che ha pubblicato la Dottrina della Chiesa, della Fede, Suor Lucia non ha risposto, a lei non tocca l'interpretazione, ma la Chiesa, lo stesso che aveva detto Concita. Cosa significa allora la fine dei tempi? Non lo so. Lei era una bambina, Suor Lucia era già una suora ben formata. E questo tocca la Chiesa, possiamo dire noi, completando l'idea, tocca la Chiesa. Quindi cosa significa fine dei tempi? Io lo interpreto con una frase del Papa Francesco nel 2019. Il 19 dicembre del 2019 ha detto: non stiamo vivendo un cambio nella Chiesa, ma un cambio di epoca. A questi tempi si riferisce Garabandal, in cui si annuncia che saranno tempi difficili, ma non esce fuori l'anticristo. E la terza confusione è un po' più su questa linea delle rotture. Letture in rottura di aperta delusione, rifiuto. Rifiutano la gerarchia come se fosse un misticismo. Gli gnostici sono quelli che hanno un'idea migliore secondo la gerarchia, che si tolgono gli apostoli che noi sappiamo di più. Questa è la prima eresia del secondo secolo ed era un colpo terribile all'unità della Chiesa, perché separava la gerarchia, solo noi abbiamo l'idea, gnosi significa sapere. Era un'eresia ed è stata condannata. Ma a Garabandal non ci sono letture di rottura, perché sempre la Madonna ha parlato di amore verso i sacerdoti, di amore verso la Chiesa, di amore verso il Concilio. Sarebbe molto facile usare il Vangelo stesso contro l'unità della Chiesa. Tu prendi
Marco 13:14, lo stavo guardando prima di iniziare, in cui dice l'Evangelista che Gesù commenta. Sto facendo tempo, anche se potete cercarlo. L'abominio della dominazione starà là dove non conviene. Chi legge capisce. Allora quelli che si trovano nella Giudea fuggono ai monti. Sono le parole di Gesù. Si siederà l'abominio della desolazione. Di cosa parla il Signore? Ah. Gesù stesso chiama Pietro Satana e Gesù ha delle parole forti per chiamarci alla conversione. Letture di rottura si possono fare anche dei Vangeli, ma non devono essere fatti. Bisogna guardare il Vangelo come lo guarda la Madonna, come lo guarda un'anima fedele, come lo Spirito Santo. Attraverso il Magistero della Chiesa ci insegna a guardare i Vangeli, non con il libero esame dei protestanti. Io dico, guardo quello che mi dice, ma dall'amore, dal cuore della Chiesa. Questa è una responsabilità che abbiamo e questo non vuol dire che il Signore stesso è nella Chiesa e che nella Chiesa succedano cose di cui non c'è bisogno di correzione. Disgraziatamente questo sta succedendo e Garabandal ha toccato questo tema e questo tema risulta, questa è disaffezione verso la Chiesa, non è disaffezione verso la Chiesa. Santa Caterina da Siena ha corretto il Papa con molta forza e parlava dei sacerdoti della gerarchia come demoni, parole dure e forti, ma non lo faceva con disaffezione. Si può criticare della Chiesa con disaffezione, ma si può criticare invece con amore per cercare la verità. Una lettura di rottura sarebbe dire come il Concilio Vaticano II sarebbe un cattivo. Concilio, questo non è capire la storia. È vero che il Signore che si sarebbero potute fare più cose nel Concilio. Mi co impressiona che nel primo Concilio di Costantinopoli, quando si proclama la di divinità dello Spirito Santo, in quel Concilio invece solo si dice che ha parlato attraverso i profeti. Signore datore di vita, sì, sappiamo che è Signore con la maiuscola, ma non dice apertamente che è Dio quel concilio per non scontrarsi con i macedoniani che stavano negando la divinità dello Spirito Santo, volevano solo affermare la divinità di Gesù e il concilio è stato molto, molto delicato nelle parole per arrivare alla verità. E poi San Gregorio Nazianzeno ha detto: cosa diremo? Che lo Spirito Santo non è consustanziale? Certo che è consustanziale, e allora è Dio, e l'ho detto con chiarezza, completando. Il Cardinal Cantalamessa nel suo libro sullo Spirito Santo dice: San Gregorio Nazianzeno l'ha detto a suo proprio rischio e pericolo. Ci devono essere santi poi dopo il concilio che illumino la Chiesa e siano coraggiosi, a proprio rischio e pericolo. Siano fedeli, come dice il Cardinal Newman, facendo avanzare la fede. E la fede si sviluppa non in opposizione alla tradizione, ma all'interno della tradizione e con amore alla tradizione. Per questo, amando il Concilio Vaticano II, dobbiamo essere fedeli alla Chiesa, al Papa, alla gerarchia e tutto. Letture di rottura non sono sostenute da Garabandal, che ha avuto un'estasi il giorno stesso dell'inizio del Concilio, e la Madonna le ha detto. La bambina ripeteva le parole della Madonna. Ah, sarà il concilio più grande, hanno sentito dirle. Ah, sarai più conosciuta. Nota, il Concilio Vaticano II ha parlato sulla Madonna, anche se si potrebbe dire che sarebbero potute dire più cose. Cosa possiamo fare? È la vita stessa. E il Signore dà a noi questo compito in fedeltà. Ah, non possiamo dire adesso facciamo un Concilio Vaticano III e quando lo dirà la Chiesa lo faremo. Quindi Gesù è la verità e ci porta a vedere la storia così com'è. Quindi in questo processo di Garabandal il primo punto
È stata una commissione formata all'inizio stesso delle apparizioni. Nel 61 iniziano le apparizioni e si forma una commissione con teologi e medici. Nel 62 Eugenio Bettia, vescovo della diocesi, pubblica una lettera, credo sia la terza su Garavandal, il 7 ottobre del 62, in cui dice: la commissione afferma che le apparizioni hanno una spiegazione naturale. Quindi la commissione afferma, non lo prende come una cosa propria, ma lo dice come qualcosa che la commissione è molto contraria, lo vediamo lì. E il vescovo aggiunge: proibiamo a tutti i sacerdoti, sia diocesani sia extradiocesani, a tutti i religiosi, di recarsi a Garavandal. Questo nel 62, queste norme così dure, basate su quello che ha detto la commissione, sono state ritirate negli anni successivi, ma in quel momento, in mezzo alle apparizioni, è stato buttare un secchio d'acqua fredda. E le bambine, in mezzo alle estasi, nell'ottobre avevano appena parlato del miracolo che doveva avvenire e avevano ricevuto l'annuncio dell'avvertimento, Giacinta e Loli. E sono mesi molto duri per loro. Di fatto ci sono alcune persone che hanno detto: quello di cui avete bisogno è di un esorcismo, così in modo forte, gli hanno detto. Nel 65 invece il vescovo stesso, Eugenio Beite, come un amministratore apostolico, pubblica una nota in più, dice: non constat. Nel 62 aveva detto: la commissione afferma questo e adesso io dico non constat, cioè il caso lo lasciamo aperto, e aggiunge: è un'esortazione alla preghiera in forme lodevoli. Quindi il messaggio delle apparizioni di Garabandal è corretto. Questo è molto importante, perché la dottrina di Garabandal, sempre i vescovi la menzionano in modo totalmente positivo, come retta e buona. Quindi questo serve molto per la storia degli studi di Garabandal. E vediamo che c'è stato un cambiamento nella sua opinione. Passa, la commissione afferma che è tutta una spiegazione, a questo non sappiamo. Nel 67 invece arriva la nota più dura su Garabandal. Monsignor Pucciol dice che tutti i fatti avvenuti hanno una spiegazione naturale, che è stato un innocente gioco di bambine. E quando uno dei fratelli delle veggenti gli dice: allora l'avete fatto tutto giocando, adesso vai davanti a me, sali alla calleja, alla stradina all'indietro, correndo davanti a me. E così gli dice suo fratello alla veggente. La nota non dice com'era quel gioco di bambini, non si spiega come è avvenuto. Tuttavia ci dice da dove parte l'informazione della nota, e dice: dalle dichiarazioni delle veggenti, spiega al veggente. Vicente Pucciol, questo cosa vuol dire? È molto importante, perché non si fa una nuova ricerca sulle investigazioni sulle apparizioni dei testimoni, i miracoli testimoniati da migliaia di persone che hanno visto lievitazioni, guarigioni. Ma è importante dire che nel 65 un sacerdote ha scritto un libro, nel 66, e dice: io sono andato a trovare Vicente Pucciol e gli ho detto: ricevi le bambine. E lui mi ha detto: non ci credo, non lo credo conveniente né opportuno. Gli sembrava che ri riceverle non fosse una cosa buona. E nel 66, quando le bambine manifestano i suoi dubbi sulle apparizioni che d'altra parte la Madonna le aveva annunciato loro, 15 giorni dopo averlo detto al proprio parroco, era un sacerdote giovane, allora il vescovo visita Concita a Pamplona, a scuola, nel collegio dove si trovava, e le visita poi anche a Saragozza, le cerca una per una, e pubblica questa nota il 17 marzo del 67, e dice che era tutto un gioco di bambine. Le povere veggenti sono rimaste sconvolte.
i quotidiani locali sono stati molto duri con loro e hanno dovuto sopportare questo. Loro avevano dei dubbi e il vescovo interessavano questi dubbi. È vero che un mariologo teologo spagnolo che ha studiato le dichiarazioni delle veggenti in un rapporto che ha fatto sul vescovo nel 2004, del vescovo Echaite, ha detto che dopo vedendo le dichiarazioni delle veggenti mi sembrano inconsistenti. Il più lungo è quello di Concita, in cui ancora si afferma, continua a confermare il milagruco, il miracolo della comunione visibile, e non ha mai negato le chiamate. E più insicure sono i dubbi delle altre. E oltretutto, altri veggenti hanno avuto dubbi. Suor Lucia di Fatima nel 28 ha avuto dei dubbi molto grandi. Diceva: sono Santa Teresina del Bambino Gesù, quando ha cercato di raccontare la visione della Madonna del sorriso alle sue sorelle della comunità, ha perso la certezza, e così molti altri veggenti. Nel 71, notate che sono passati 10 anni dalle apparizioni, entra come vescovo di Santander un membro della prima commissione, non dello studio del 67, ma del 62. Arriva come vescovo nella diocesi. Questo momento è molto importante, di per sé si vede diverso, non fa alcun gesto ancora, ma sarà un cambiamento molto importante. Nel frattempo, Cirarda, il vescovo che c'è in mezzo, ripete le note dei precedenti vescovi. E nel 77 Monsignor Del Val visita il paese delle apparizioni e dice alla fine della messa: collaborate con la nuova commissione. Questo vuol dire che, senza che siano successe cose nuove, vuole un nuovo studio. Non si adatta con quello che lui stesso aveva studiato. Abbiamo detto che lo studio del 67 è sulle dichiarazioni delle veggenti, non sulle apparizioni. Adesso sì, si studieranno le apparizioni. Invece, ad aprile del 78, deve dire Monsignor Del Val che reazioni esaltate sconsigliano la creazione di una commissione speciale per questa questione nella Santa Sede. Cioè, è così tanta l'opposizione alle apparizioni che Monsignor Del Val lascia cadere lo studio, che sarebbe stata la seconda commissione. Tuttavia, negli anni dopo succedono altre cose spettacolari. Il 31 maggio dell'83, un altro membro della prima commissione del 61, adesso siamo 22 anni dopo, all'improvviso fa una conferenza a Santander e dice: questo lo faccio con il permesso della gerarchia ecclesiastica, con il permesso di Monsignor Del Val, che era il suo compagno della prima commissione, era il dottor Morales che ha dato questa. E vedete una foto del giornale, c'è un fotogramma di un video registrato in quella sala. La sala era piena di gente fin sui gradini dello scenario. La conferenza di dottor Morales ha fatto rivedere tutti gli avvenimenti del 61 e diceva che bisogna mettere allo stesso livello Garabandal e Lourdes. Qui c'è la frase: quello che ho comunicato al vescovo in quegli anni è stato l'origine della sfiducia da parte della gerarchia sulle apparizioni. Quindi lui in qualche modo con queste parole assume quel commento così negativo. Lui è stato nel paese una sola volta, lo afferma pure. Lui è stato una volta, cercato di ipnotizzare le bambine e non ce l'ha fatta. E invece dai suoi rapporti negativi hanno mosso quella nota del 62 che abbiamo commentato all'inizio. Nell'86 Del Val revoca le norme
quindi i sacerdoti adesso possono visitare il paese e è permesso di andarci. E l'ha detto lui in un'intervista del 94-96, in un documentario, lo potete trovare nel Testimoni Oculari. Nel 1992, questo momento l'abbiamo già menzionato ed è fondamentale. La lettera del cardinal Ratzinger, nella quale afferma la congregazione della dottrina della fede, di cui lui era prefetto, dopo aver esaminato attentamente la citata documentazione, incoraggia il vescovo di fare una dichiarazione non constat, che cosa significa la citata documentazione, è il rapporto che Del Val ha riuscito a elaborare. L'ha pubblicato in aprile del 91, ha iniziato nel 77 e l'ha firmato e l'ha concluso nel 91. Quanti anni sono questi? 14 anni per riuscire a concludere lo studio della commissione, perché gli è costato tanto, quattro tentativi noti negli anni 80 con CITA negli Stati Uniti. Davanti a un notaio ho firmato uno studio dicendo: ho saputo che si stanno studiando le apparizioni e voglio ribattere alcune cose che si dicono di me che io non ho mai detto. Questo. E difende molto bene le apparizioni. Quindi negli anni 80 sono stati fatti vari studi, almeno quattro, e alla fine nell'89 ne va uno avanti. Ma questo studio, io ho parlato con uno dei membri di questa commissione, e grazie a Dio con il film Garabandal, solo Dio lo sa, la Madonna ha fatto conoscere come un antropologo di quella commissione aveva fede e è rimasto scandalizzato di come è stata fatta quella commissione. E il segretario di quella commissione era un signore ateo che non era sociologo, ma professore di psicologia evolutiva, e lo mandano a capo di una commissione di diversi ambiti. L'antropologo che dimette, e poi in base a quello che faceva da sociologo, sono stato con lui, me l'ha raccontato, e diceva che avevano anche una parte economica, una parte storica, una parte... ma non c'era una parte teologica. Non poco tempo fa un giornalista ha pubblicato un articolo in cui parla con un sacerdote che lavora nella diocesi di Santander, in cui commenta, in cui lui è stato membro di quella commissione, ma che l'unica cosa che hanno fatto è studiare i libri che c'erano sul tema, gli scritti, ma non hanno intervistato le veggenti, non sono saliti al paese per fare uno studio teologico spirituale della questione, ma solo sono saliti al paese per fare dei test di tipo, è uno studio di tipo economico, vedendo chi guadagnava soldi lì. E quando studio è arrivato a Roma, in cui avevano intervistato Conchita e Jacinta negli anni 60 e 70, e mettono insieme le cose, e il cardinal Ratzinger dice questo: la Santa Sede non considera opportuno intervenire, se vuole pubblichi una nota in cui dice che non consta. Per ora lasciamo il caso così com'è, l'aperto, lasciamo aperto. Vedeva argomenti a favore. E nel 2007 l'amministratore apostolico della diocesi, che è Monsignor Carlos Osoro, vescovo di Oviedo, adesso cardinale di Madrid, manda una lettera a un signore degli Stati Uniti che gli chiede informazioni su Garabandal, Edward Kelly, e gli dice: quello che ho fatto finora è autorizzare i sacerdoti perché salgano a Garabandal e celebrino l'Eucaristia e la confessione. Riguardo alle apparizioni, ho conosciuto conversioni autentiche. Di fronte a questi fatti, come non sentirsi di fronte alla necessità di aprire il cuore alla Madonna per chiederle che abbiamo bisogno della sua protezione? E chiede, la diocesi di Santander lo conosce bene. E il vescovo attuale, Monsignor Sanchez Monge, nel 2015 prende possesso della diocesi. Il 24 giugno pubblica una lettera come una circolare
più che pubblicare nel e fa più come una circolare alla sua firma e al suo timbro, sigillo, e segue il consiglio di Ratzinger. Quindi fino al 2021, fino adesso, si continua la valorazione del non Konstat. Ripetiamo, Konstat non sarebbe semaforo rosso, Konstat sarebbe semaforo verde, Konstat non può essere un altro semaforo rosso. E neanche questo non poter affermare, non possiamo prenderlo come a dire, quando una cosa è opinabile, quando la Chiesa dice è un tema aperto, non, la Chiesa non dice semaforo rosso, ma di fatto sappiamo che i vescovi sono stati unanimi nel valorizzare il bene delle apparizioni del messaggio. Bisogna intenderlo come la frase di Sant'Agostino: nell'essenziale unità, quando è approvato o rifiutato, tutti uniti. In quello che è opinabile, libertà. E in tutto carità. Da lì dobbiamo interpretarle. E non è come un se. E questo voglio spiegare un po' di più, un po' più avanti. Datemi un secondo perché arriviamo a parlare di un caso storico molto chiaro in cui si vede la necessità che i fedeli escano ad appoggiare la Chiesa. Ma prima dichiarazioni episcopali unanime, prima di Monsignor Beitia nel 65, un'esortazione in modi lodevoli, che possono essere riconosciute come meritorie. Nel 70, Thirarda. Non c'è niente a Garabandal contro il dogma e contro la morale, cioè appoggia il Vangelo, e questo è necessario, deve essere così perché delle apparizioni siano positive, e l'ha detto la gerarchia nelle dichiarazioni ufficiali. Nel 96, Monsignor Del Val, il messaggio è corretto e importante. E in quello stesso documentario, come vescovo emerito lo diceva. E la citazione di Monsignore Osoro, che abbiamo appena visto, quattro vescovi che commentano il messaggio con semplicità, e adesso l'Immacolata non Konstat nel 1307. Questo signore che ha faccia di buono nella immagine è il beato Dan Scoto, e questo beato è quello che per la prima volta nella storia ci concede la base teologica per il dogma dell'Immacolata Concezione. Sono due parole: redenzione, preventiva. Lo afferma nel 1307 come professore di teologia dell'Università di Parigi, e lo espellono dall'università. Benedetto XVI, nella sua catechesi sui grandi teologi della storia, afferma di Dan Scoto che si era opposto all'opinione generale di tutti. Lui contro tutti in un tema aperto, luce arancione, no, aperto, luce verde, ma nella luce verde puoi andare in una direzione o nell'altra come per la macchina. Nel 1854 gli danno la ragione al francescano, che è morto esiliato l'anno dopo a Colonia. Non è più potuto tornare all'Università di Parigi perché è morto presto, inoltre. Se l'è portato via la Madonna. E Benedetto XVI, nella sua catechesi su di lui, afferma una cosa che vi mette in mezzo a tutti: il popolo di Dio è magistero che precede, e che poi la teologia deve approfondire e accogliere. Questa frase è molto forte, perché significa che il popolo di Dio, quando crede, quando si apre alla voce di Dio che arriva con grazie, che lo sostengono, che lo incoraggiano, che lo avvicinano al cielo e mettono il cielo sulla terra, sta aiutando la Chiesa, la teologia, ci dice il Papa Benedetto. È molto forte, no? Uno rimane stupefatto della missione che hai tu come laico, come che ho io. Come popolo di Dio siamo tutti. Abbiamo ricevuto molte grazie a Garabandal, e questo è un fotogramma di quelle che
registrato Alejandro Damián del Miracolo dell'Eucaristia. Ci sono stati miracoli eucaristici in queste apparizioni con un miracolo eucaristico, quello di Garabandal è molto grande e indica a cose fondamentali. Il concilio nella Lumen Gentium negli stessi anni dice che l'Eucaristia è la fonte e il culmine della Chiesa. Giovanni Paolo II ha detto che l'Eucaristia, che la Chiesa vive dell'Eucaristia nella sua ultima enciclica. Viviamo dell'Eucaristia, adesso dobbiamo guardare. Garabandal nel primo messaggio dice: visitate molto il Santissimo, molto. Comunioni mistiche in cui insegnano le bambine a ricevere la comunione bene. Pensa che ricevi a Dio, fai l'atto di contrizione, mettiti in ginocchio e ricevi la comunione con molta fede. E così educava e ci insegna a noi come dobbiamo ricevere la comunione. Nell'ultima apparizione la Madonna ha detto a Concita: perché non vai a trovare di più Gesù che ti aspetta giorno e notte nel tabernacolo? Non essere pigra, Concita. Queste grazie sono per noi, non sono solo per le veggenti, ma è una luce di come dobbiamo interpretare il buio in cui siamo. È interessante notare come succede questo in piena notte. Questo miracolo è stato così in piena notte e c'era luce sufficiente perché potesse essere visto il miracolo. Molti testimoni diretti potete vederlo in cascata inarrestabile, ce ne sono almeno tre lì. Dicevano che la bambina era così controllata che non poteva muovere le braccia, lo dicono i testimoni. I fedeli a Garabandal fanno parte delle apparizioni, perché le bambine, immagina che sei in quella fila di persone a cui la bambina in ginocchio da baciare il crocifisso, ma da baciare il crocifisso, quindi ci sta dicendo che noi dobbiamo baciare anche la croce, amare la croce e seguire il Signore con la croce. Non sarà un cammino di rose, dice il Signore, seguitemi. Le persone in fondo, questa donna che è al centro, si vede un po' questa meditazione. È un passo in più su questo impegno che viene chiesto a Garabandal ai laici, è vedere in ginocchio il popolo fedele piegando. Pregando sotto la neve. Garabandal non è una scena solo romantica, bellissima dell'amore di Dio, di doni straordinari della maternità di Maria, come poche volte abbiamo potuto vedere così vicina. Veniva con il bambino Gesù e lasciava il bambino alle veggenti e loro potevano mettersi delle pietre tra i capelli e il bambino sorrideva. E la Madonna ci chiede anche questo impegno: mi segui, preghi, ti impegni con me. A questo ci sta chiamando la Madonna, perché la stradina, la calleja, non era un cammino di rose. Non era un cammino di rose. Adesso sembra un'autostrada perché abbiamo così tolte così tante pietre, ognuno se ne è portata via una, e adesso costa salirla perché l'inclinazione non l'abbiamo tolta. Ma nel 66 Gesù dice a Concita: devi parlare al mondo di Maria. Con queste parole mi sembra molto importante perché questa missione non è solo per lei, ma è per tutti noi. È un lavoro che dobbiamo compiere come credenti, questo di parlare al mondo di Maria. Di fatto il Concilio Vaticano II ha detto che anche i laici. Lo sforzo di riempire del pensiero cristiano le abitudini è un dovere dei cristiani. Parla, devi parlare al mondo di Maria. Questo non lo dice solo il Signore a Concita, ma lo dice a te, lo dice a me. Come l'ha detto a Dan Scotto, e ha avuto il suo premio. Saremo noi capaci di ricevere questo premio?
Grazie, ne abbiamo. E mi piace molto questa fotografia perché esprime l'idea di un articolo che è uscito già nel 61 nel diario Montagnès. E il giornalista dice: nessuna delle quattro ha sbattuto le palpebre di fronte al fotografo che incendeva il flash direttamente davanti agli occhi, in mezzo alla notte. Nelle difficoltà attraverso cui passa la Chiesa, le più difficili. Dio fa miracoli, a volte molto piccoli, impercettibili, che come non muovere le palpebre di fronte ai fari le attrazioni del peccato. Ma siamo disposti a salire su questa stradina, a dire di sì al Signore con tutto il cuore, e a questo ci chiama, perché questo buio in cui stiamo vivendo è molto grande. E tutto questo che è successo a Gravandà, come questo piccolo miracolo, il miracolo eucaristico e molti altri più grandi, vengono ad illuminare in un tempo di particolare oscurità. Sono grazie così grandi, miracoli, per illuminare un buio molto grande. E qual è questo buio? Il cardinal Pell ha trascorso un anno e mezzo in carcere l'anno scorso, e adesso, uscendo dalla prigione, era innocente. È un caso così innocente come il suo, e dice, guardando adesso quello che succede nella chiesa, vedendo sacerdoti che stanno facendo soffrire così tanto il cuore di Dio con l'infedeltà al Papa, al Magistero, e dice il Cardinal Pell: siamo servi della tradizione apostolica e della fede, o siamo suoi padroni? Questo ci viene chiesto a noi. A questo si risponde con fede. La risposta a questa la dà il Cardinal Pell con la preghiera. Ma questa è la crisi che viviamo nella Chiesa, all'Eucaristia si dà sempre meno importanza, e rispondiamo come il mondo. Il Vescovo di Santander, in un articolo recente che è uscito nel diario Montagnier, commenta che il grande reinizio implica l'accettazione progressiva delle tecnologie invasive. Parla di come ci si sta cercando di imporre l'accettazione di tecnologie invasive che fomentano la disuguaglianza negli esseri umani con capacità diverse. Stanno facendo come un postumanesimo così terribile. Ci stanno guidando un cammino così strano, e uno dice: dove va questo mondo? In che buio ci stiamo muovendo, e che luce dobbiamo essere per queste anime che sembra che non ci vogliano ascoltare, sono troppo occupati nelle loro cose. E dobbiamo essere capaci di essere fedeli al Signore. E questo basta, perché qui la luce che ci dà Garabandal è quella che l'amore verso la Madonna, la vicinanza a nostra madre, ci dà la soluzione a tutto. Guardate la faccia di Mariloli, dei rosari baciati dalla Madonna. E questo sorriso ci dice: confidate in nostra madre, il Signore è il Signore della storia, non preoccupatevi. L'ha detto Giovanni Paolo II in Redemptor Hominis. La risposta ci è stata data in messaggi molto semplici. Il primo, che è lì in quella diapositiva, ha detto Concita, scusate, l'ha detto alle quattro bambine, il secondo è solo Concita, in poco più di 40 parole. Quello che dobbiamo vivere: bisogna fare molti sacrifici, molta penitenza, visitare spesso il Santissimo Sacramento, ma prima di tutto dobbiamo essere molto buoni, e se no ci verrà un castigo molto grande. Quindi dobbiamo essere molto buoni, fare penitenza,
Questo che abbiamo visto i pellegrini in ginocchio pregando sotto la neve deve essere nella nostra vita, non può essere che siccome adesso abbiamo tutto, piscine climatizzate e la macchina che guidano da sole, allora che noi non ci doniamo, che viviamo meglio dei re di altre epoche. Le comodità ce le dà Dio se sono buone usate nella loro misura, ma nella nostra vita la Madonna ci chiede sacrifici. Il Signore Gesù ci dice: se non fate penitenza, tutti perirete allo stesso modo. Se non fate sacrifici, verrà un castigo molto grande. Nell'ultima locuzione che abbiamo commentato del 66 a Concita, le dice: tutto questo lo desidero. C'era una confusione molto grande attraverso cui lei passava. Concita, tu sei venuta qui in collegio per prepararti a essere mia sposa. Lei voleva essere suora. E dici di seguirmi. Tuttavia non mi dici di voler adempiere la mia volontà, perché tu adesso vuoi compiere la tua e vuoi continuare così per tutta la vita. Questa è la locuzione. Ti ho scelta nel mondo perché tu stia nel mondo affrontando le numerose contrarietà che troverai a causa mia. Io desidero tutto questo per la tua santificazione e affinché tu lo offra per la salvezza del mondo. Cioè le due a parlare per difficoltà, lo ripete un po' dopo e le dice: prima del miracolo soffrirai molte, poiché saranno in pochi a crederti. Anche i tuoi familiari penseranno che tu li abbia ingannati. Tutto questo io lo voglio per la tua santificazione, come ti ho già detto. Questa croce la vuole Gesù. A volte diciamo che le croci sono volontà permissiva, che non è volontà di Dio positiva, ma lo permette e lo sopporta. No, Dio sa quello che ci conviene e a volte ci vengono le correzioni a purificare per prepararci meglio per il cielo. Questo è un mistero. Ma Dio scrive diritto su righe storte. Quando succedono cose cattive, il Signore può dire l'ultima parola. È stupefacente, è qualcosa di molto bello che non dobbiamo lasciare noi di dare al Signore con tutto il nostro cuore, tutta la nostra vita, perché Lui farà tutto. E in quella stessa locuzione continua dicendo: ricordati che a giugno mi hai chiesto che sarai suora, ti ho detto in qualunque posto troverai la croce, la sofferenza, te lo ripeto adesso, Concita. Hai forse sentito la mia chiamata a essere mia sposa? No, perché non ti ho chiamato. E allora le dice: Concita, non mi ami? Com'è che mi chiedi questo, Concita? Chi ti ha redento? È vero che oggettivamente la vita consacrata è un dono di Dio, perché l'elezione per... E Giovanni Paolo II dice che è un cammino eccellente per la santità, ma obiettivamente vale il discorso, ma nel nostro cammino personale la cosa migliore per la santità è compiere la volontà di Dio e non andare a cercare l'erba del vicino che è più verde. Quello che devo volere è volere la sua volontà nella mia vita e nient'altro, e non preoccuparmi di nient'altro se non della sua volontà, perché a volte abbiamo delle fantasie e ci facciamo danno, ed è per questo che per questo serve questa locuzione di Gesù. E maledice anche: se apri il tuo cuore con sincerità, saprai quello che è la mia volontà. Tremendo, vero? Come dobbiamo aprire il cuore? Come si apre il cuore, padre? Buona domanda. Non è il tema della nostra relazione, ma mi piacerebbe che lo fosse. 1431, Santa Giovanna d'Arco, bruciata dall'Inquisizione, bruciata dalla Chiesa. Non ti dico non consta, ti dico consta de non. Viene bruciata come eretica e scismatica in un giudizio, con tutti
sette quelle della legge, e lei dice, quando la portano a bruciare, le sue voci le hanno detto che uscirà vittoriosa e quindi non la potranno bruciare, e in un momento rinnega e devo passare altri giorni, e le dice, no, mi sono confusa nell'interpretare queste voci interiori che mi parlano. La vittoria di Dio passa attraverso il fatto che io muoia, e quindi finiscono per ucciderla il 30 maggio del 1431. Nel 56 viene dichiarata innocente, 1456, e nel 1920 viene canonizzata, più di 500 anni dopo. Quasi 500 anni, il cammino attraverso cui ci porta il Signore è così grande. La croce è salvezza, della croce ci sta parlando questa persecuzione attraverso cui Gesù dice a Concita che pochi crederanno in lei, per l'Immacolata da 1300 a 1854. L'Immacolata è un tema discusso, e adesso si fanno voti all'Immacolata, per pellegrinaggi per l'Immacolata, tutte per lei, e il popolo fedele si fa protettore di una dottrina che finisce per andare avanti in tutta la Chiesa, perché lo sta muovendo lo Spirito Santo. Quello che ci chiede lo Spirito Santo oggi è guardare questo Gesù crocifisso in braccio a Maria, morto per noi, che ci insegna le virtù che dobbiamo vivere oggi. Dicevamo disaffezione, e noi invece diciamo fedeltà, diciamo coraggio. Certo, nascondere la legge sotto il moggio a volte è difficile, se fosse una piccola luce, ma Gesù nel versetti prima dice: non si può nascondere una città che è sopra un monte. E quello che io vedo guardando Garabandal è che il Signore sta muovendo da anni. Ma sono così tante le grazie che ascolti di tante anime che ti dicono: Nostra Madre ha salvato il mio matrimonio, la Madonna mi ha restituito la fede. Quando prego qui il rosario, sento la sua presenza viva che mi muove. Sono guarito di una malattia che il medico mi ha detto che non c'era soluzione. Questo è il secondo messaggio di Garabandal a cui manca. Siccome non si è fatto conoscere il mio messaggio del 61, questo sarà l'ultimo. Quindi, che il cuore della Madonna che ci parli dipende dal nostro coraggio. Dipende dal nostro saper vivere questo messaggio, che sappiamo muoverci e che non abbiamo mai paura. Concludo con una frase di Padre Pio, nella quale lui parla su questa situazione. Dice: non credono nei vostri colloqui con la Signora, crederanno quando sarà troppo tardi. Sapete che questa lettera di Padre Pio veniva senza firma perché l'ha scritta nel 62, che è l'anno in cui era stato proibito ai sacerdoti salire a Garabandal, e recentemente è comparsa la lettera e la busta con il timbro di San Giovanni Rotondo, e Padre Pio e altri santi si sono avvicinati a Garabandal, e con la loro vita ci hanno mostrato una via chiara. Cosa dobbiamo fare noi? Avvicinarci alla Madonna, avere fedeltà e amore verso di lei. Credo che sia stata Mariloli che appare nella fotografia, quella che un giorno era in campagna, ha visto un signore vestito con un abito lungo e pelo lungo, e lui le ha chiesto: ho fame. E lei non lo racconta in una lettera che ha scritto al padre. Probabilmente passando con le mucche, e le ha dato la sua merenda, e ha detto alla Madonna:
E quell'uomo è poi scomparso. Chi era quell'uomo che ho visto? La Madonna non mi ha risposto niente, solo ha sorriso. Queste bambine, dal 61. Una frase molto bella di Marie Cruz, che la vedete lì a destra. Io prima sapevo giocare meglio, adesso so pregare meglio. Nostra madre viene a insegnarci con cose piccole perché le sentiva parlare delle mucche, dei loro denti cariati, delle loro lezioni, ma elevava il loro cuore a donare il loro cibo a uno sconosciuto. A questo ci chiama il Signore, nostra madre. Non voglio dilungarmi oltre perché l'idea che volevo dare è di cercare di trasmettere il meglio possibile. Ringrazio molto la Madonna perché possiamo vivere questo santesimo anniversario delle sue apparizioni, conoscendola un po' di più, e io ho goduto preparando questo. Non so se c'è qualche domanda qui, e se no, preghiamo un'Ave Maria. Abbiamo qui un tecnico meraviglioso che insieme ai traduttori si guadagneranno il paradiso. E non posso prendere nessuna domanda. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio e Madre nostra, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi, ci dà la benedizione. De Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en Potete andare in pace, grazie mille.